Grillo contro Renzi per la sua proposta di riforma del Senato, mentre alla Camera ancora polemiche per i deputati 5 Stelle coinvolti nei disordini. Sentiamo Claudia Mazzola. Grillo di nuovo contro Renzi, il comico lo attacca via blog al termine di un post dal titolo IMU Banca Italia per sciocchi. Perché, chiede Grillo, Renzi vuole recuperare 1 miliardo con la riforma del Senato, però non ha detto nulla contro il regalo di 7,5 miliardi di euro alle banche con il decreto IMU Banca Italia? Poi via Twitter nel mirino ancora il segretario PD, finanziamento pubblico, i partiti dicono 3 volte no. Renzi che dice? A Montecitorio prima audizione davanti all'ufficio di presidenza per decidere le sanzioni sui disordini in aula della settimana scorsa. Tocca anche ai 5 Stelle, ma per Di Battista, che esprime solidarietà alla presidente Boldrini per il proiettile ricevuto ieri, si tratta di uno pseudo tribunale. Non riconosciamo alcuna autorità ad uno pseudo tribunale presieduto da una presidente come la Boldrini, che mente agli italiani, che applica la ghigliottina per regalare 7,5 miliardi di euro alle banche private e che definisce il Movimento 5 Stelle una forza eversiva. Opposizione dura dei 5 Stelle sul decreto carceri, ma composta come richiesto da Grillo. Il provvedimento